Dottor Carlo Gabelli dell'azienda ospedaliera di Padova, è il mese dell'Alzheimer, una patologia che colpisce quanti individui? Si può fare una stima? Beh, qui nel Veneto abbiamo circa 50.000 pazienti con questa malattia. Queste sono stime epidemiologiche date da dati campione. In realtà non abbiamo dei dati, delle stime puntuali su quanti pazienti esistono, e per questo la Regione Veneto ha lanciato un'iniziativa di raccogliere dati in ciascun ambulatorio dove questi pazienti arrivano. C'è una cartella elettronica e i dati adesso arrivano direttamente alla Regione. È una malattia in aumento. Sicuramente è una malattia correlata con l'età, ed essendo l'età media della popolazione in aumento, aumentano i casi ed è aumentata anche la sensibilità verso questo tipo di patologie, per cui il paziente e i familiari si accorgono prima di questi disturbi e arrivano dal medico prima, perché preoccupati circa le performance di un settantenne o di una persona che è appena andata in pensione. Ecco, ma una volta che viene diagnosticata la patologia, si può fare qualcosa per bloccarne o rallentarne, la gravità? Questo è lo scopo dell'incontro che stiamo avendo quest'oggi qui a Padova, è quello di confrontarci con gli esperti di varie materie, sia della diagnostica precoce ma anche degli apporti terapeutici, per vedere come intervenire meglio. Si può fare sia della prevenzione, soprattutto nelle categorie a rischio, sia dei trattamenti precoci. Indubbiamente quello che abbiamo imparato in questi 15 anni è che prima interveniamo e meglio è. E come intervenire precocemente e anche l'alimentazione influisce. Sì, infatti si è visto che circa il 30% dei casi può essere prevenuto con un atteggiamento di vita, diciamo, sano, quindi non fumare, fare attività fisica, mangiare in maniera corretta, come per altre malattie, le neoplasie, le malattie cardiovascolari, è utile anche questo atteggiamento verso il declino cognitivo e la malattia di Alzheimer. È una malattia ereditaria? C'è qualche influenza in questo? Sì, una malattia sicuramente che ha un rischio familiare. C'è una piccola percentuale, il 5-7% di soggetti che ha una vera malattia ereditaria, quindi sono soggetti generalmente più giovani che hanno in famiglia più casi di questa malattia insorti in età giovanile. In questi casi sicuramente si può parlare di malattia ereditaria. Cosa intende per età giovanile? Da quando bisogna stare attenti e quali sono i sintomi? Età giovanile vuol dire prima dei 65 anni, questo è un limite un po', diciamo, schematico, ma che ci indica cosa intendiamo per giovanile. In realtà ci sono soggetti che cominciano a manifestare i primissimi segni intorno ai 60 anni, quindi già da giovani, ma arrivano alla diagnosi dopo i 70 anni. Noi sappiamo adesso che la malattia ha una fase di incubazione preclinica estremamente lunga, 10-15 anni, forse 20 in alcuni, e quindi siamo molto preoccupati di avere dei marcatori precoci di malattia per poter, diciamo, prevenire la sua comparsa.